tutti ragazzi, sono Mandino e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati con il secondo su tre episodi del... come cavoli si chiama questa serie? Ok, del Road to 400, dove andrò a giocare per fare tanti punti con i punti doppi. Però oggi siamo qua con qualcosa di un po' più particolare, in quanto userò solamente l'RK5. Infatti voglio variare un po', ho detto, beh, usiamo solo la pistola, in modo anche un po' carino per cambiare. E vediamo se riusciamo a combinare qualcosa con quest'arma, che a mio parere è molto molto forte. Forse la pistola più forte, anche se spesso mi piace usare anche l'LK e l'MR6. Diciamo che le pistole su questo gioco sono tutte abbastanza bagatelle e forti. Però l'RK5 devo ammettere che è proprio la mia... aiuto, che culo. Proprio la mia preferita, proprio forte, veloce, precisa soprattutto. E quello è molto importante. L'avevo visto, quello sul tetto l'avevo visto, solo che non sapevo come fare. Avrei dovuto prendere prima lui e poi l'altro. Invece... diciamo, ho fatto un errore di calcolo. Qua arriva ancora lui. Ha già la seconda kill uguale che gli faccia questo. Ove, oddio là, cosa? Ma quanto stanno camperando, raga? Via, 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 via. Saliamo qua. Andiamo a prendere questo qua. Oddio. Ok, vediamo se il mio compagno ha fatto piazza pulita. Sì, lo ha fatto, bravissimo. Ha fatto piazza pulita, ha fatto il nuovo acquisto della Juve pulito. Gli ha dato una lavatina. Ok, la devo star zitto, sennò mi chiudo il canale da solo. Perfetto, raga. Abbiamo iniziato bene. Via, 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 via. Dove mi metto? Io direi qua. Sì, vabbè, raga, quanti cazzo sono. Sono davvero un'infinità gli avversari in sta partita. Sarà che Combine è molto piccola, però davvero erano tipo, sono arrivati in 14, minchia. Muorite. Non so se l'hanno patchato, almeno l'RK5, ma mi ricordo che una volta dava meno colpi, dava anche una raffica alle volte. Invece adesso, oddio, mi hanno stordito malissimo. Vediamo se qua posso utilizzare l'ondata... calore, l'ho utilizzata molto bene. Vabbè che ero da dietro a tutti e due, però almeno non me li sono fatti scappare. Presumo che rinascano. Ecco, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Prendiamo questo intanto, perfetto. Sfida giornaliera, ottieni 10.000 punti o 100.000, non lo so, non ho letto, penso 100.000, ok. Qua c'è un manowar, io direi di tirarlo su perché qua sicuramente da lunga. Che cazzo di camper però, raga, oh che schifo. Cioè, sapevo che c'era uno lì in fondo, ma non sapevo fosse proprio fermo, fermo a mirare il punto da dove sarei arrivato io. Vabbè, peccato, perché ero proprio da le Strix. Adesso sto utilizzando delle Strix abbastanza basse in modo da poterle raggiungere, avere un supporto un po' più immediato, magari. Raga, con Star K5 stiamo davvero scrivendo una pagina molto bella. No, via, scappa, scappa. Sì, ciao, ma che cazzo, sto Ghost Rider, si buca pure dappertutto. Non so cosa intendevo con stiamo scrivendo una pagina molto bella. Intendevo dire che sto giocando molto bene. Sto facendo una bella partita. Ultimamente su Black Ops 3 sono tornato un po' più ai miei livelli, a giocare a un ritmo un po' più alto, fare delle partite un po' più carine rispetto all'ultimo tempo dove non riuscivo a fare due kills di fila. Sarà che non ho giocato per un bel po' di tempo. Poi ovviamente bisogna riabituarci al gioco, ecco. Ok, te devi morire, sorry for sweet. Solo che ti ho cagato male, quindi devi stare zitto, proprio muto. Adesso mi piazzo un attimo qua. Vieni qua, ok, UAV. Adesso questo ICR dobbiamo utilizzarlo bene. Ah, ce l'ho dietro. Oddio, oddio. Mi stavo per fare una magia, invece no, perché mi hanno stordito gli altri. Vabbè, purifier, fantastico. Raga, questo gioco se non ci fossero gli specialisti sarebbe 20 volte più bello, però sapete come ci mettono gli specialisti. Ok. Con calma ragazzi, con calma, abbiamo fatto 3-4 morti di fila perché non riesco più a uscire dal mio spawn e entrare nel loro. Mi sono un attimo bloccato qua. Cioè, ma puoi morire anche, eh? Cristo! Tre raffiche in faccia! No raga, no raga, non voglio rovinare una partita bella come quella che stavamo facendo, perché siccome ho iniziato a camperarsela, non escono più dal loro spawn e ci scontrappano nel nostro. Tutto partito da quando... oh, ma porca di quella puttana! Cioè, mi devo incazzare, non riesco più a fare una kill. Mamma mia, oh. Ecco, Black Ops... l'unica cosa che... una delle principali cose che differenzia Black Ops 3 e... cioè, che è stato, diciamo, il salto dai vecchi COD fino a Black Ops 2 ai nuovi, da Ghost e altri, è che... su questi giochi, una volta che perdi il giro, non riesci più a giocare. Cioè, se ti perdi quello che è... sì, semplice, il giro, non so come spiegarvelo, penso sia abbastanza naturale come concetto. Il fatto di riuscire ad avere una specie di rotazione della mappa che ti dia sicurezza, una volta che la perdi, sei fottuto su sti giochi qua. Ma che questo qua è vivo, ma che scarso è, oh. Fermo lì. Vieni qua, mamma mia quanto è forte l'ondata di calore.
oddio quanto ti ho fatto male, poi ovviamente mi arrivano da dietro, la smettessero magari di stannarmi sarei più contento. Mamma mia, con l'ondata di calore davvero puoi fare delle cose molto fighe, mi piace davvero molto, più che altro perché ti salva in culo, il culo in molte occasioni, no? Diciamo che essendo un'abilità specialista rispetto magari al purifier o lo shite o le armi specialiste, diciamo che è più di difesa che d'attacco, in quanto quando vedi che sei in una situazione brutta, tac, ti salvi il culo in corner, cosa che non puoi fare con quello d'assalto, tranne che forse col Reaper, però relativamente. Quest'arma è una bomba, cazzo. C'è già il fatto che riesca in uno contro uno a dar filo da torcere all'M8, cioè arriva uno con l'M8 che dà... Ok, l'ho detto, da filo torcere all'M8, lui arriva, salta, si gira e mi dà un colpo, Cristo. Un colpo dritto in faccia. Adesso concludiamo la partita, aspettiamo qua gli ultimi nemici che poi andiamo a fare una seconda, sì, sicuramente, perché è durata davvero poco. Stammi lontano con quell'M8. Corriamo in casa prima di arrivare alla 30ª kill. Vieni qua. 30, fatte sì. 30. Ah, cazzo, sto ai Ferox, sta giocando contro gente relativamente brava. Ok, quando siamo 31-12, però dai, con la pistola non è un brutto risultato assolutamente. Infatti adesso però andremo a fare una seconda, perché sennò sta partita è durata davvero poco. Tra Ghost Rider e Ferox non so chi mi ha rotto più le palle. Ok ragazzi, 31-13, la prima partita è andata bene, ci troviamo appena comincia la seconda. Comunque ragazzi, dopo 8000 nemici a cui ho lanciato maledizioni, santi tirati giù dal calendario e ossa rotte delle mie mani contro il termosifone, vi dico che la seconda partita non si fa, perché mi sono incassato così tanto che non c'ho più voglia di farla. Comunque il video è più o meno di 7-8 minuti lo stesso, spero possa piacervi, vi invito a lasciare un bel pollicione verso l'alto, un commento se non lo siete ancora, iscrivetevi al mio canale che mi fa sempre molto piacere. Noi ci troviamo come sempre domani alle 11:30 con un nuovo video. Per oggi da Bidone è tutto e bella.